tutti insieme per esortare la popolazione ancora una volta, dobbiamo dire, a vaccinarsi. Perché questa scelta intanto? Allora, la scelta di vaccinarsi è ovvia, perché è l'unico modo per tornare a essere liberi, secondo noi, secondo i medici, secondo tutti. Poi si rispetta chiaramente il pensiero di tutti, però vaccinarsi secondo me è diventato fondamentale in questo momento, perché è l'unico modo veramente per poter uscire e tornare a una vita normale. Tutti insieme, perché indipendentemente dal colore della divisa, dal campanilismo che ci accomuna, che è nostro delle associazioni, però di fronte a queste cose bisogna essere tutti quanti uniti e compatti. Il messaggio deve passare forte e chiaro di fronte a tutti: il mondo del volontariato è per il vaccino. Vaccinatevi, perché in questo modo torniamo alla normalità. Quanto siete stanchi però di questi 2 anni di pandemia? Distrutti. Distrutti perché sono 2 anni che andiamo avanti tutti i giorni con mascherina, tuta, occhiali protettivi, tutto quanto, e quindi non ne possiamo più di andare avanti in questo modo. Anche perché purtroppo in questo momento la forza dei volontari nuovi non c'è, perché chiaramente avvicinarsi in questo momento all'associazionismo è difficile. Io capisco che la gente sia diffidente ad avvicinarsi, e i volontari che abbiamo, di cui io non finirò mai di tessere le lodi, sono stremati, ore e ore di servizi, di emergenza, di ordinari, tutto quanto, e in questo momento con il nuovo boom di positivi abbiamo ancora i nostri ragazzi più impegnati con altri pulmino Covid, ambulanza Covid ancora una volta, e è difficile continuare su questi ritmi, quindi vaccinatevi per finire prima possibile questa pandemia. Questo messaggio, ecco, con tutte e 3 le pubbliche assistenze, è un messaggio insomma importante e forte. Un messaggio forte per far arrivare alla popolazione l'importanza della vaccinazione. Oggi come oggi vaccinarsi significa poter cercare di superare questo momento nel più breve tempo possibile. Voi avete dato una grossa mano anche al sistema dei tamponi, lo state ancora facendo? Sì, lo stiamo facendo il martedì, il giovedì e la domenica. La domenica sta cominciando a diventare molto difficoltoso, perché essendo l'unico, insieme alla farmacia comunale, un numero uno punto dove vengono erogati i tamponi, abbiamo un'affluenza molto importante da dover gestire. Voi avete un punto di vista anche dell'emergenza sociale che va di pari passo a quella sanitaria, come siamo messi? L'emergenza sociale ancora è ben presente nella città di Arezzo, ancora sono tanti i nuclei familiari che assistiamo, prima della pandemia erano 60, a tutt'oggi sono ancora quasi 170 nuclei familiari che settimanalmente si rivolgono al nostro sportello di ascolto, sportello di aiuto. Ecco, quanto è importante essere qui in una piazza che ovviamente rappresenta la città e tutti insieme per lanciare questo messaggio alla popolazione? È importantissimo, perché purtroppo questa pandemia ci ha messo in serie difficoltà, quindi per combatterla al momento abbiamo il vaccino, quindi a questo punto vacciniamoci tutti, in questo modo cerchiamo di trovare una soluzione, porre fine quanto prima a questa pandemia. Ecco, anche nei suoi occhi leggo tanta stanchezza, sicuramente tanta voglia di fare, ma tanta stanchezza di questi 2 anni di pandemia che vi hanno messo a dura prova, insomma. Sì, ci hanno messo a dura prova, perché poi comunque sono aumentati in maniera esponenziale anche i servizi, e purtroppo tutti i servizi di pazienti Covid, quindi anche la tensione di andare appunto a soccorrere un paziente Covid con tutti i problemi che può comportare. Comunque noi cerchiamo di proteggerci il più possibile e di continuare a dare il servizio più possibile alla popolazione. Vaccinati!